Beh, compagni e compagni, è difficile parlare dopo il compagno Fratoiani. Mi sono tolto lo sfizio di dirlo io. Per me stanotte è stata una notte un po' difficile, perché dovevo concentrarmi sulla scrittura di una scaletta. E già questo per me è una violenza, perché sono stato educato al fatto che le relazioni si scrivono le conclusioni, e invece sono entrato nell'epoca dei 140 caratteri. E però non riuscivo molto a concentrarmi sulla relazione, ma ero preda di ricordi ed emozioni, tante, che mi consentono intanto di dire questo. Io, a tutti voi che avete espresso gratitudine nei miei confronti, non solo voglio ricambiarla la gratitudine, ma voglio dire una cosa più precisa e più politica. Io ho gratitudine nei confronti della politica, perché ha cambiato il mio modo di guardare le cose, la vita, il mondo. Ha cambiato persino i miei vezzi, mi ha consentito di buttare il mio corpo oltre ostacoli che per me erano insormontabili, per com'era il mio carattere, per come ero fatto, no? Questi giorni, quando abbiamo letto con gioia della firma della pace in Colombia, l'emozione è stata fortissima. Ecco, io sono stato osservatore al negoziato di pace in Colombia che c'è stato all'inizio di questo millennio, e mai avrei pensato di poter portare il mio corpo dentro la giungla per diversi giorni per discutere lungamente con il capo delle FARC, Tirohico Marulanda, e con la comandanza delle FARC, di discutere di pace e di narcotraffico, e poi discutere col nunzio apostolico, con l'ambasciatore italiano, di trovarmi a svolgere un lavoro in un luogo dove, diciamo, il rischio della vita è elevato. Io già patisco molto il morso delle zanzare perché soffro di allergie, e quello era un contesto, vi assicuro, abbastanza complicato. E ripensando a questo, è come se le riflessioni della vita pubblica e della vita privata si incrociano. Mi è capitato molte volte di sentirmi padre, quando entravo in un campo profughi, quando giocavo con quei bambini del Chiapas. Fumo io, Claudio Fava e Giovanni Russo Spena, i primi ad arrivare in Chiapas nei giorni successivi all'insurgenza degli zapatisti, e i bambini morivano come mosche a causa della dissenteria, che era la prima causa di morte in quella realtà del Messico, che era dal punto di vista delle risorse la più ricca, ma poiché largamente abitata dagli indigeni era poi la più povera. E mi ricordo la scoperta in Guatemala del fatto che la più grande associazione popolare era l'associazione delle vedove e degli orfani, frutto, diciamo, di quello che è stato un vero e proprio genocidio che in 50 anni ha consentito l'uccisione di 2 milioni di indigeni, con, diciamo, distrazioni o coperture internazionali di vario genere. Non voglio buttarla sulla Marcord, il Guatemala, il Nicaragua e in generale l'America Latina, o per tutti noi che non ci siamo mai arresi alla solitudine della Palestina, a questa specie di condanna, e che abbiamo provato e riprovato ad alzare quella bandiera. Sono grato alla politica perché mi ha fatto scoprire il mondo, perché mi ha dato gli occhi per leggere le vicende del mondo. E il primo, diciamo,
come posso dire, il primo, la prima sillaba, ecco, che uno dice o che impara a dire per far politica a sinistra è no. Io sono molto irritato quando sento le dotte disquisizioni contro la sinistra del no, come se fosse il problema principale, ciò che impedisce alla sinistra di alzarsi in piedi e di essere ben visibile come portatrice di luce e di speranza. Il mio problema, viceversa, è il contrario, è che siamo morti di sinistra del sì, siamo morti di sinistra delle compatibilità, di sinistra che ha pensato che tutto sommato lo sguardo potesse sempre più accorciarsi sui confini del proprio paese e poi magari riducendo i confini del proprio paese al recinto della vita istituzionale. Per questo il no referendario è stato ossigeno, intanto perché ci restituisce l'orizzonte della lotta politica e un campo in cui costruire l'iniziativa politica. Almeno questo dobbiamo vederlo, diciamo, consapevolmente e lucidamente, e non c'è sinistra che possa nascere archiviando la forza prorompente di quel no, perché è un no largamente figlio della ribellione a ciò che è stato, a ciò che è accaduto in questi anni. Ora dobbiamo metterci al lavoro perché si possa svolgere, se la Consulta lo consentirà, l'altro referendum, quello che va al cuore, diciamo, di un modello sociale a cui la sinistra si è arreso e che ha pensato di dover cavalcare. E questa è una battaglia che non può essere impedita, che non deve essere impedita, e dobbiamo farlo proprio in continuità con il senso del no al referendum sulla riforma costituzionale. Il punto che ha segnalato ora Nicola è un punto cruciale. La camicia di forza del maggioritario nel nome della governabilità e aver metabolizzato come un dato normale la progressiva perdita di quote di elettorato e l'astensionismo quasi come un elemento di stabilizzazione politica, metabolizzare tutto questo significa cominciare a rinunciare a vedere che ci sono fette crescenti di società che non credono nella politica perché la politica non porta sul palcoscenico le vite, i dolori e i desideri di chi invece vorrebbe esprimere un protagonismo che è inibito in partenza dalla cultura della governabilità e dell'alternanza. Perché se l'alternanza è questo, e cioè che dobbiamo interpretare o un po' più a destra o, diciamo, un po' più a sinistra lo stesso schema di schiavismo neoliberista, allora capite che la politica non può parlare alla ragazza del McDonald's, ma non può parlare all'operaio metalmeccanico, non può parlare allo studente colto, non può parlare a una donna, a un giovane, a un essere umano che si voglia porre i problemi del mondo globalizzato per come esso è finito oggi in una specie di incubo senza fine. Ecco, io credo che noi dobbiamo alzare la bandiera del referendum contro il Job Act, del referendum per il ripristino dell'articolo 18, sapendo che tante volte noi stessi rimaniamo spiazzati dalla differenziale che c'è tra la vicenda politica e la vicenda della società, no? Io penso che molti volessero, anche compagni, confezionare ragionamenti sul dopo referendum anche prescindendo dall'esito del referendum, o ragionamenti sul Partito Democratico anche prescindendo dalla crisi che il referendum ha portato dentro quel partito. Allora, compagni e compagne, abbiate pazienza. Io, come Nicola ha ricordato,
sono stato protagonista della costruzione di un'esperienza complicata. Mettere insieme 13 partiti il 2005 non fu esattamente un pranzo di gala. Cioè, non rinuncio alla idea che si porta nel mondo una bandiera, ma si porta un programma politico e si porta una cultura di governo. Ma la cultura di governo noi l'abbiamo imparata praticando l'opposizione, non praticando l'assalto alla diligenza. E fra l'altro, io capisco che Renzi e il renzismo abbia cambiato tutto. Lo capisco anche per chi non la pensa come me, perché è apparso come una irresistibile ascesa. E chi era tra di noi disponibile a scommettere un euro sull'inciampo traumatico che l'ascesa del renzismo avrebbe avuto col referendum in questi termini? Chi immaginava Renzi fuori da Palazzo Chigi? No, perché eravamo dentro una narrazione che appariva vincente e convincente, d'accordo? E allora forse dobbiamo, diciamo, disallenarci alla palestra del palazzo e allenarci un po' di più alla palestra della vita sociale, alla palestra del mondo del lavoro, alla palestra del mondo della scuola, perché altrimenti si produce veramente una difficoltà di lettura di quello che accade. Noi ci abbiamo provato in questi anni. Sinistra, Ecologia e Libertà è una storia che finisce anche perché c'è, diciamo, la novità del renzismo. Sinistra, Ecologia e Libertà è nata tutta dentro la vicenda del centro-sinistra e del coinvolgimento, dello spostamento verso la questione sociale del centro-sinistra. Vorrei che non lo dimenticassimo, e con le nostre povere forze abbiamo segnato più di una stagione, non soltanto quella di due governi regionali in Puglia, e se permettete, diciamo, con la vittoria anche alla terza scadenza elettorale per il mio successore, ma abbiamo segnato la stagione dei sindaci esattamente ovunque, proponendo lo stesso discorso, lo spiazzamento del centrosinistra delle nomenclature e per questa via una ripoliticizzazione delle giovani generazioni e di pezzi di società. E abbiamo aiutato il centrosinistra persino a leggere il proprio avversario prima della campagna elettorale di Milano, quella in cui vince Giuliano Pisapia. Il centrosinistra balbettava sul sistema di potere di Letizia Moratti e ci voleva, diciamo, molta fatica per mettere a fuoco che cos'era Formigoni e il formigonismo nel sistema lombardo. Noi abbiamo aiutato il centrosinistra a guardare con attenzione anche il proprio avversario, a scorgerne i punti di debolezza per poterlo battere. Ma il centrosinistra è stato ucciso. Questo è il punto. Non noi, non io. Il centrosinistra è stato ucciso, è stato depotenziato nel suo potenziale, diciamo, non solo nazionale, ma europeo, di spostamento verso la critica delle politiche dell'austerity, ed è stato poi ucciso nel momento in cui Renzi ha applicato il programma dell'avversario a Palazzo Chigi. Questo è il punto di realtà dal quale partiamo oggi. I partiti, l'abbiamo imparato, non sono delle mummie, sono dei corpi viventi, hanno a che fare con la mobilitazione degli interessi sociali, di corposi interessi materiali. E il Partito Democratico ha dentro oggi un processo di crisi i cui esiti è difficile preventivare. Ma il compito nostro qual è? Il compito nostro è spiegare a un ragazzo di 20 anni che la parola sinistra non può essere un'equazione con la parola precarietà o guerra. No, ma noi abbiamo questo problema, compagni e compagni. Noi lo sappiamo, no? Appunto, qui gli amarcord di ognuno di noi. Il mio comincia, diciamo, 50 anni fa, quando avevo 8 anni, quando ho conosciuto per la prima volta i grandi dirigenti del Partito Comunista Italiano. Ma oggi un ragazzo di sinistra
ha visto la sinistra nel mondo schierata per la pace e contro la guerra, ha visto la sinistra nel mondo schierata, diciamo, contro le oligarchie finanziarie e per la difesa del valore lavoro. E quindi la nostra è una fatica grande, e dobbiamo sapere che se la parola non viene riempita di coerenti scelte, coerenti pratiche politiche e sociali, essa continuerà ad apparire un guscio vuoto o una bolla di sapone. Allora qui c'è il compito di Sinistra Italiana. Il congresso lo faremo. Io sono così contento, lo dico a tutti i compagni che fuori sono venuti a chiedermi sottovoce: ma tu che fai? Io sono contento, primo perché è inutile che vi dica che uno come me, diciamo, è inguaribilmente ammalato di politica, perché la politica e la vita coincidono totalmente, e non ho nessuna intenzione di chiudermi nel mio privato, anzi sono entusiasta di poter, come dicevo prima, da battitore libero dare una mano. Per me e per la mia vita e per la mia sensibilità è stata una sciagura trovarmi, diciamo così, a perdere questa condizione per cui sei un militante, un dirigente, ma te ne fotti degli incarichi perché sei appunto un battitore libero, sia pure nel rispetto di un costume politico, di un costume morale. Per me, sapete, contemporaneamente trovarmi a diventare capo di una coalizione, capo di un governo, capo di un partito, tutti insieme per alcuni anni, è stato, diciamo, molto faticoso, molto pesante. Riconquistare una condizione, diciamo, per la quale dai il tuo contributo e non hai ogni momento l'ossessione di tenere insieme un gruppo dirigente, di tenere insieme una maggioranza, di tenere insieme un governo, è una condizione di libertà, ma di libertà non dalla politica, di libertà nella politica, di libertà per fare fino in fondo una battaglia politica e anche per avere, diciamo, quella franchezza nella parola politica che tante volte chi ha troppi compiti concentrati di direzione non può avere. Per questo lo dico a tutti i compagni, qui non ci sono spargimenti di lacrime, non ci sono addii, ma semplicemente un buon Natale, perché ci rivediamo appena comincia l'anno nuovo. Appena comincia l'anno nuovo per un compito grande. Ma voi pensate che per me sia possibile immaginare di perdere uno solo dei depositi di ricchezza culturale, nonostante tutti i nostri limiti, errori, fatica, che comunque abbiamo nella nostra fragilità accumulato? La discussione sulla differenza di genere e sul femminismo, e come ha provato questa in un corpo, certo, di minoranza nel paese, ma in un corpo che si era organizzato una inedita capacità di creare nuovo linguaggio. All'inizio noi l'abbiamo fatto nei confronti del berlusconismo abbastanza in solitudine, poi siamo stati molto felici di trovarci insieme in sintonia piena con tanta parte del movimento delle donne, ma non è che andavamo lì ad attaccare il nostro carro, andavamo lì perché c'era consanguineità dal punto di vista del lessico, del vocabolario, nel mettere a fuoco un certo mondo. Noi ci possiamo perdere per strada in Sinistra Italiana la parola ecologia, e abbiamo detto che ecologia è il nuovo nome di economia, che ecologia non è un correttivo più o meno blando, più o meno forte a un impianto economico che per sua natura è distruttivo, dissipativo di risorse fondamentali. No, abbiamo detto un'altra cosa, la conversione ecologica, sapendo che su quel terreno c'è un piano che consente di guardare in faccia al diritto al lavoro e al diritto a un lavoro qualificato e dignitoso. Noi ci possiamo perdere per strada le culture che per la prima volta hanno provato ad amalgamarsi e a costruire un linguaggio che facesse della critica del potere l'oggetto unificante, della critica di tutto
tutto quel potere, di qualunque potere che inibisce la libertà o diminuisce la libertà di qualcun altro, o la riduce, la reifica, la riduce a cosa. Ecco, tutto questo io, diciamo, fremo, perché lo voglio portare, voglio contribuire con voi a portarlo dentro la sinistra italiana. Attenzione, l'ho detto all'inizio, oggi... Era più natalizio che bandiera rossa, no? Mi pareva. Possiamo, invece di concludere con bandiera rossa, possiamo concludere con Santo Natale, no? Però quello sembrava. Ecco, compagno, compagno, ho veramente finito. La gratitudine che ci siamo scambiati, giusto per anche per il clima, è bene usarla come investimento politico. Non abbiamo troppo, diciamo, tempo da dedicare a noi stessi, di dedicare a, diciamo, dobbiamo riflettere, il compagno di Varese ci ha richiamato molto a una riflessione proprio su quanto sia difficile il radicamento nei luoghi di lavoro se diventano oggetti sconosciuti o evocati solo sociologicamente. È un lavoro di inchiesta, un lavoro di conoscenza, è un lavoro durissimo. Però, compagni e compagni, abbiamo vissuto dei giorni anche molto belli. Ci siamo presi anche delle soddisfazioni. E dal niente abbiamo messo in piedi una cosa che a un certo punto è stata una speranza vera nell'Italia. Ecco, guardiamo ai nostri successi, guardiamo ancora con più lucidità ai nostri errori, alle nostre sconfitte, ma di qui ripartiamo, sapendo che la sinistra non nasce per la sinistra, non nasce per un ceto politico, e che un partito a senso, un partito di sinistra a senso, se è il participio passato del verbo partire. Ecco, noi non siamo ancora un partito proprio perché non siamo ancora partiti, e vorrei dire che se abbiamo perplessità o punti di criticità su che cosa potrebbe essere, è bene che partendo tutti insieme mettiamo a punto una linea politica che possa fare di questa sinistra del futuro il luogo autentico della speranza per chi non ne ha più, innanzitutto. Ho la dannata voglia di fare un tuffo giù, un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi porto via dicendomi